Per l'apertura di questo workshop non mi sono preparato niente, in realtà erano un po' di giorni che ci stavo pensando cosa racconto, cosa non racconto e dato che c'è l'ospite farò parlare lui. Due cose che mi vengono in mente sul momento sono un po' queste. Come vi dicevo prima, io ho scelto la strada vegetariana da 2 anni ed è una scelta molto personale, come è giusto che sia per ciascuno di noi. Ed è da un po' di tempo che mi chiedo se chi fa la stessa scelta vegetariana o vegana, che è un po' diversa, si renda conto di come comunica in pubblico e di che cosa arrivi al nostro pubblico quando scegliamo di alimentarci in un certo modo. Le uniche 2 slide che ho preparato sono queste. Alla domanda se esiste una comunicazione veg, la risposta che do è esiste una comunicazione veg ed è quella che non discrimina nemmeno gli esseri umani. Quindi se io scelgo di essere vegetariano e vegano, non discrimino nei confronti di chi la carne e il pesce continua a mangiarla, anche perché fino a 2 anni fa l'ho mangiata anch'io e sarebbe come rinnegare 32 anni di vita in cui ho mangiato carne e ho mangiato pesce senza nessun problema. Per questo motivo ho chiamato un ospite che si occupa da tantissimi anni di mondo animale e lui è Claudio Pomo ed è il responsabile campagna di un'organizzazione molto importante che si chiama proprio Essere Animali e si occupa di divulgazione su questi temi, cioè sui temi della comunicazione vegetariana e vegana e ci racconterà se e com'è possibile riuscire a far passare questo messaggio senza allontanare chi abbiamo davanti. E apprezzo la scelta, appunto, possiamo dire, come ha detto prima, rivoluzionaria anche di voler portare un argomento diverso, perché comunque è uno degli scontri che ci sono in questo momento, diciamo, nella società, e quindi il public speaking e la scelta delle parole, la scelta dei mezzi comunicativi, dei metodi di comunicazione diventa molto importante per risolvere quello che attualmente sta sembrando un conflitto tra i vegani e i vegetariani, gli anti-vegani, ma nel mezzo ci sono milioni di persone che sono spettatori di questo che sembra essere una sfida, ma che non dovrebbe assolutamente esserlo. Io volevo cominciare facendo a voi un paio di domande. Vorrei sapere tra voi se ci sono delle persone che hanno già fatto questa scelta, vegetariana o vegana. Beh, qualche mano si alza. E l'altra domanda è se chi tra voi ha amici, parenti, colleghi, via dicendo, che hanno fatto questa scelta con cui diciamo condividete la vita quotidianamente. Vi guardate intorno, potete vedere che siete circondati e quindi tutti voi avete attorno nella propria vita qualcuno che ha fatto la scelta vegetariana o vegana e quindi tutti voi probabilmente vi siete già in qualche modo scontrati in modo positivo o in modo negativo con chi vi ha parlato magari della sua scelta e vi siete fatti anche un'idea del perché. O magari può essere un'idea del chi sono questi vegani che sono così fastidiosi e antipatici. Quello che io vorrei proporre oggi e che spero venga capito anche qual è il senso di ciò che propongo è accorciare queste distanze e eliminare questa polarità, questa polarizzazione tra i vegani e non vegani, quindi cercare di arrivare ad un obiettivo diverso. Ed è la prima domanda che io mi pongo, quale che sia la questione, il tema su cui voglio comunicare, qual è il mio obiettivo? In questo caso stiamo parlando di scelta personalmente, la mia scelta vegana o la scelta vegetariana. Il mio obiettivo non è convertire le persone, il mio obiettivo non è fare per forza dei proseliti, il mio obiettivo è comunicare, il mio obiettivo è far conoscere una realtà che è quella degli allevamenti intensivi, quella dei macelli, quella dell'alimentazione, far conoscere dei dati riguardo all'impatto ambientale dell'alimentazione, riguardo alla salute, quindi comunicare, fare sensibilizzazione. E l'altro obiettivo principale che mi devo porre è quello di far sorgere delle domande nella testa della persona che mi ascolta. E da lì la mia speranza, se io pongo la questione e le domande nel modo giusto, la speranza è quella che la persona in maniera onesta, sincera, si risponda e arrivi a dare una risposta quanto più simile a quella che io mi sono dato da solo quando mi sono posto delle domande. Patrick, magari 2 anni fa, si è fatto le domande diverse quando ha fatto il suo cambiamento di vita ed è arrivato ad una sua risposta. Quindi dobbiamo creare un ambiente dove è più facile rispondere
in maniera onesta e sincera alle domande che ci poniamo nella nostra testa o che qualcuno ci pone. Purtroppo in questo momento sulla scelta vegana, ma possiamo parlare, prendiamola come metafora di molte questioni sociali che la società ha affrontato in questi anni, comunque sulla scelta vegana l'ambiente, la situazione in cui ci troviamo non rende facile rispondersi in maniera veramente onesta quando ci facciamo queste domande, perché c'è un ambiente dove c'è una forte pressione sociale, dove comunque non è sempre accettato, c'è la derisione, c'è lo scontro, c'è il giornalista che prende in giro i vegani, c'è chi ci dà sempre contro, le battutine o qualcos'altro, c'è una situazione dove essere vegani è una strada in salita, e questa è la percezione che ha chiunque si è avvicinato, chiunque magari ci ha pensato un attimo, dice è difficile perché l'impegno necessario è molto in questa società per fare questa scelta, perché le alternative, possiamo pensare alle alternative alimentari nella propria mensa, di lavoro, a scuola o quando andiamo in giro, se ci fermiamo all'autogrill e siamo in viaggio, le alternative sono poche, l'accettazione sociale è ancora bassa. Quindi c'è un impegno grosso per fare questa scelta, si va controcorrente. Quello che è questo è uno dei motivi per cui rispondersi onestamente, spesso ci si rispondersi onestamente è difficile, spesso ci si danno delle scuse per giustificare il non accettare comunque una posizione che ci parla magari al cuore, all'empatia, ci racconta un qualcosa di forte, di doloroso come la situazione degli animali negli allevamenti. Lo scopo di un movimento che vuole diffondere la scelta vegana vegetariana deve essere quello di creare un cambiamento nella società affinché le alternative siano tantissime, siano ovunque, sta succedendo, siamo in corso d'opera, l'accettazione sociale sia molto alta, quindi sia considerata una scelta giusta, nobile, comprensibile e comunque non venga attaccata, e in questo modo l'impegno necessario per fare questa scelta diventa basso, molto basso, ed è una scelta che si può fare con tranquillità da un giorno all'altro, così come facciamo oggi molte altre scelte che siano etiche, personali o anche alimentari. E una a riprova che sono questi molti degli che sono questi gli ostacoli che le persone incontrano nel momento in cui hanno il tentativo, la tentazione o l'idea di fare una scelta vegetariana o vegana. C'è questo sondaggio che noi abbiamo fatto l'anno scorso alla fine di quella che chiamiamo settimana veg. La settimana veg è una settimana che si tiene di solito a maggio, la nostra associazione la organizza, hanno partecipato dalle 14.000 alle 15.000 persone negli ultimi anni, che scaricano un ricettario, un menù pronto dalla mattina alla sera per una settimana e provano la dieta vegana per una settimana, e per noi è una sfida a dimostrargli puoi farlo, è fattibile, non ti costa di più, non stai male, mangi bene. Alla fine abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo visto che c'era chi diceva sì, ho provato, voglio continuare, e chi diceva no, non me la sento. Le motivazioni per cui non se la sentono, potete vedere il 41% dice la praticità, quindi dicevo prima, scarsità di alternative, quindi la difficoltà nel mangiare quando sono in viaggio, quando sono al lavoro, pressione sociale, pensiamo a chi magari è in famiglia, un ragazzo giovane con i genitori, chi fa sport e il mister della squadra gli dice non puoi assolutamente diventare vegetariano perché se no non ce la fai più. La scelta economica o la salute ormai sono veramente in coda e sono dei falsi problemi. Quindi diciamo che quello che un movimento per la diffusione di questa scelta sta facendo adesso, ed è un lavoro molto importante, è creare un ambiente dove la discussione sia anche più facile e dove questi ostacoli vengano annientati. E in questo entra in gioco molto anche la comunicazione, perché da una parte c'è l'offerta delle alternative, che quindi non compete a me, compete alle aziende, alle mense, compete alle istituzioni, dall'altra c'è allentare la pressione sociale, quindi creare quella sorta di ponte tra chi ha fatto una scelta e chi non l'ha fatta, e quindi creare un movimento e che sia inclusivo e non più esclusivo, che non escluda gli altri, non c'è più un noi e un voi, ma che crei un dibattito onesto e sincero sul tema, e quindi entra in gioco la comunicazione, e quindi entriamo nel vivo di quello che dovrebbe essere il tema oggi. Ho chiamato questa slide gli animali che puoi salvare, da una parte una piccola fetta e dall'altra una fetta enorme. Ovviamente chiunque volesse salvare degli animali, chiunque pensa
di fare del bene per gli animali opterebbe per la fetta più grande. Ovviamente, no, ovviamente, purtroppo, spesso si cade nel fossilizzarsi e focalizzarsi molto di più invece in quella piccola fetta, che sono le scelte personali, gli animali che io non faccio soffrire con le mie scelte. Non compro pellicce, non mangio carne, non compro prodotti testati sugli animali, io posso avere quell'impatto nella mia vita, in tutto l'arco della mia vita, su quel tot animali, mettiamo così. Tutti quegli altri sono gli animali invece che posso salvare o che posso contribuire a salvare con la comunicazione, coinvolgendo gli altri, raggiungendo altre persone con lo stesso messaggio e facendo in modo che in questa società cambino delle cose, sia dal punto di vista pratico, quindi come dicevo prima, cambiamento di strutturale, quindi offerta di alternative, o cambiamento di mentalità e altre persone che adottano questo stile di vita, adottano delle scelte etiche nella propria quotidianità. Più persone riesco a raggiungere nella mia quotidianità, nella mia vita, più posso allargare il raggio di animali, quindi il numero di animali che posso salvare. Quindi è importante, è fondamentale far entrare in gioco la comunicazione in questo. La comunicazione, questa è una delle migliaia di definizioni che si possono trovare sui vari vocabolari, internet, Wikipedia, ma è proprio banale per dire: la comunicazione è un processo di trasferimento di informazioni da un'entità ad un'altra. Vediamo una persona che parla ad un'altra. Ma questa è comunicazione, ma quello che noi dobbiamo raggiungere è una comunicazione efficace. Per chi c'era prima, abbiamo sentito alcuni esempi abbastanza calzanti di una comunicazione efficace. E è ovvio che se io voglio ottenere un risultato, devo avere una comunicazione efficace, che vuol dire, in poche parole, che io non solo trasferisco delle informazioni da me a qualcun altro, ma che l'altro comprenda le mie informazioni, ciò che io gli dico. Questo è fondamentale, una comunicazione efficace, altrimenti sto parlando, sto esprimendo me stesso, ma non sto realmente comunicando. E entrando nel merito, quindi, del tema che affrontiamo oggi, in questo momento, della scelta vegana, vegetariana, ci sono delle regole base che ovviamente si possono applicare anche a molti altri temi. Due regole base di cui vorrei parlare, ce ne sono molte altre, ma che di solito non seguiamo. Penso tutti noi abbiamo fatto questo errore, nessuno qua penso è a dire: io per primo non sono un esperto di comunicazione, sono una persona che ha imparato tante cose dai propri errori e che ha imparato facendo. E io non sono il mio interlocutore vuol dire banalmente che noi siamo persone una diversa dall'altra e che quando io racconto la mia storia o descrivo le mie sensazioni o spiego le mie idee, che siano idee politiche, idee in questo caso etiche, devo sempre pensare che la persona che mi ascolta non ha il mio passato, non vive la mia stessa vita, vive in una famiglia diversa, ha una condizione sociale diversa e questo influisce notevolmente sul modo in cui analizzerà, riceverà e potrà rispondere alla comunicazione che io faccio. Ovviamente per me è stata una scelta che io ho fatto la scelta vegetariana nel 92, quindi si parla di 24 anni fa, la scelta vegana nel 95, quindi quando vegano non sapeva nessuno cosa volesse dire in Italia, o quasi, e mi trovo adesso, 20 anni dopo, in una situazione che è molto diversa. Ma mi sono trovato, per raccontare un aneddoto, 20 anni fa, proprio vegano da pochissimo, ragazzo giovane, a fare un tour musicale con un gruppo di amici in Germania, eravamo un gruppo che suonava nei centri sociali, così l'unico vegano tra questi amici in una terra ostile, la Germania, patria della carne e dei formaggi. Io mi sono portato dietro una bottiglia di olio, un vasetto di sale, sapevo che la Germania era una terra di ottimo pane, spesso il mio pranzo in viaggio era pane e olio, e mi sono adattato. Ma capisco benissimo che una persona, quando gli racconto questo, mi dica: ma io non sono disposto a mangiare pane e olio quando vado in vacanza, ed è giustissimo che uno non sia disposto. Per questo dico, ci vogliono le alternative, per fortuna 20 anni dopo ci sono. Ma questo per dire che quando parlo non posso dire essere vegani è facile, non lo è, perché in questo momento ancora ci si scontra con delle difficoltà. Quando sono diventato vegetariano avevo 16 anni, io ho avuto fortuna, perché una parte della mia famiglia, mia madre, ha accettato, è diventata vegetariana lei un anno dopo, ha accettato di buon cuore la mia scelta, l'ha appoggiata, mi ha aiutato. Se mia madre
si fosse messa contro di me tanto quanto mio padre, e mia madre era la persona che cucinava, quindi faceva la differenza, per me non sarebbe stato altrettanto facile. Questo lo dico per dire, per ricordare che quando parliamo a qualcuno, la sua storia, la sua condizione, la sua situazione, la sua, come abbiamo detto prima, la sua conoscenza della lingua italiana, la sua scolarizzazione, fa la differenza. Se io parlo adesso, iniziassi a parlare qua in tedesco, probabilmente molti di voi non capirebbero niente. Quindi io quando parlo, io non sono il mio interlocutore. Ed è fondamentale, è un errore che spesso facciamo nella propria quotidianità su tanti temi. L'altro argomento che si riallaccia al video che ha fatto vedere prima Patrick, la voce fa la differenza. Il tono di voce, il modo in cui io mi rapporto agli altri, il modo in cui io mi mostro agli altri, crea una ricezione di ciò che dico che è completamente diversa. Se io inizio a parlare a voi delle mie esperienze, del perché io ho fatto questa scelta vegana, del perché ho deciso di fondare un'associazione, che è un'associazione nazionale, e perché ho deciso di entrare io stesso con alcuni attivisti, alcune persone dell'associazione, dentro gli allevamenti, dentro i macelli, a mettere le telecamere per mostrare a tutti cosa accade lì dentro, e vi raccontassi le mie esperienze, penso che potrei farlo e creare un'empatia, un ponte di comunicazione, e probabilmente qualcuno di voi sarebbe interessato ad ascoltare cosa ho da raccontare, le mie esperienze vissute. Se io venissi da voi, invece, da questo palco a dire siete degli assassini, tutti voi vi chiudereste un muro, non ascoltereste più, probabilmente, ma giustamente, e nessuno di voi rifletterebbe a casa su quello che vi ho detto. Invece, creando con una voce che sia morbida, una voce che sia inclusiva e che si adatta ovviamente alla situazione dove ci troviamo, possiamo comunicare questa scelta in un modo che non sia conflittuale, in un modo che sia proficuo per entrambe le parti. Ciò non vuol dire, ripeto, che vi convinco ed uscite da qua e tutti diventate vegani, ma che avete capito le motivazioni e cosa c'è dietro e cosa c'è dentro una persona che ha fatto questa scelta. E per me questo è lo scopo principale, come primo punto nella comunicazione di questo argomento. Andando oltre, su dei messaggi efficaci, qua ho una platea davanti che è prevalentemente non vegetariana, non vegana, quindi onnivora, su di voi si può testare, immagino, nella vostra testa vedete tre messaggi. Io vi ho raccontato la mia esperienza, facciamo finta che vi ho raccontato la mia esperienza negli allevamenti, ciò che ho visto, vi ho fatto vedere anche delle immagini forti che possano creare uno scuotimento dentro di voi, uno scuotimento interiore, e poi arrivo con la mia call to action, la mia richiesta nei vostri confronti. Ne posso fare tre, ne potrei fare forse anche di più, ma in questo caso ne faccio tre sull'alimentazione. Sono: da oggi diventa vegano, diventa vegetariano, quindi elimina la carne e il pesce, quindi una richiesta abbastanza più semplice, oppure da oggi puoi ridurre il consumo di prodotti animali, il consumo di carne, e puoi farlo senza avere nessuna difficoltà. Immagino che in tutti voi che non avete fatto questa scelta, diventare vegano, come dicevo prima, strada in salita, lo vedete, no, è impossibile, non credo proprio di farcela, non fa per me. Diventare vegetariano, probabilmente dite, ma non so, magari in futuro, o magari sì, ci potrei pensare. Sulla terza proposta sono sicuro che molti di voi, magari ora non vi ho fatto tutta l'introduzione delle motivazioni, però penso che molti di voi sanno, perché una persona è vegetariana o vegana, cosa accade negli allevamenti e nei macelli. Molti di voi, di fronte a questa richiesta, avrebbero una risposta molto più possibilista e molto probabilmente anche le proprie attitudini potrebbero cambiare. Qui ci sono degli studi che sono fatti soprattutto negli Stati Uniti e anche in alcuni paesi europei che dimostrano proprio questo. Ed è per noi vegani, purtroppo, è un po' un tallone d'Achille, perché noi vorremmo dire, sì, diventa vegano, e poi ci troviamo con gli studi psicologici e sociologici di comunicazione che dicono è il messaggio che funziona assolutamente di meno. Il messaggio che funziona di più è riduci il consumo di animali, perché quello è il primo passo. E noi dobbiamo invitare le persone a fare un passo. Il primo passo è quello più difficile. Qualunque sentiero vogliamo battere, iniziare è quello più importante. Il primo passo è quello più importante, che ci fa iniziare e ci indirizza verso la giusta direzione. E rimanendo su questo argomento, appunto, gli animali che puoi salvare, questi sono gli animali, è una mia, ovviamente la scala è fatta un po' a occhio, questo qui è un mio disegno.
il blu sono gli animali che vengono uccisi in Italia dall'industria dell'alimentazione, sono 650 milioni circa ogni anno tra prodotti per la carne, prodotti derivati, quindi latte e uova. Gli animali che possono salvare i vegani sono quel pallino rosso. Adesso i vegani sono l'1% della popolazione, quindi possiamo pensare che vengono salvati quel numero di animali. I vegetariani si aggiungono e salvano, perché adesso i vegetariani sono il 7% della popolazione, vegani e vegetariani insieme siamo l'8%. Per questo ho visto prima su questa platea più o meno la percentuale si riflette, e tutti voi avete qualcuno attorno nella vostra vita quotidiana che ha fatto questa scelta. Questi sono gli animali che possono salvare, vegetariani e vegani insieme. E questi sono gli animali che invece stanno salvando in questo stesso momento persone che non hanno fatto una scelta ideologica, possiamo chiamarla, o una scelta netta nella propria vita, ma che hanno iniziato a ridurre il consumo di prodotti animali, hanno dimezzato il consumo di carne, o hanno ridotto le uscite al ristorante a mangiare la bistecca, hanno ridotto il consumo di latte e hanno introdotto nella propria dieta saltuariamente delle alternative vegetali. E vediamo che è un numero molto molto più alto. Ci sono delle statistiche molto interessanti sia dagli Stati Uniti ma dall'Europa e anche dall'Italia di quanto le persone stiano gradualmente introducendo alternative vegetariane e vegane nella propria dieta. Chi per salute, chi per sfizio, per provare, per mangiare più sano, più leggero, chi anche per motivi etici, ma non si sente ancora pronto a fare quel salto che dicevo prima, sembra spaventare tante persone. Proviamo a pensare, se i vegani e i vegetariani fossero capaci di comunicare e raggiungere le persone in una maniera efficace, come dicevo prima, in una maniera che non crea conflitto, che non crea distanze, che includa e che faccia sentire le persone partecipi di questo problema, perché è un problema anche sociale. L'allevamento intensivo crea sofferenza per gli animali, crea distruzione ambientale, ha un impatto sull'ambiente e sullo spreco di risorse che è incredibile, crea problemi come l'antibiotico resistenza, non sto qua a descrivere cos'è, ma è uno dei grossi problemi che nel futuro l'umanità si troverà ad affrontare. Se riuscissimo ad includere le persone in questo modo, se riuscissimo a includere metà degli tutti gli italiani, che sono 60 milioni, a ridurre solo a mangiare il pollo arrosto, non più tutti i sabati, ma due sabati al mese, questi sono gli animali che possiamo salvare, e sono circa 300 milioni, con una richiesta che è blanda, semplice. Per un vegano come me è una richiesta che può sembrare proprio sto chiedendo pochissimo, ma in realtà è un qualcosa che chiunque può fare. E questo semplicemente per fare un esempio di come uno stile di comunicazione, una richiesta diversa e un approccio diverso possono portare a salvare una quantità di animali che è enormemente più grande. E immagino che chiunque tra voi non avrà difficoltà, se ha una sensibilità interna, se è stato mosso da qualcosa, da un video, da un'immagine, da un qualcosa che ha letto, a dire ok, ce la faccio a ridurre, a dimezzare i prodotti animali nella propria vita, nella mia alimentazione. Quindi non stiamo chiedendo troppo. E qua cosa succede nel momento in cui riusciamo a creare questa situazione in cui metà degli italiani, tutti gli italiani hanno ridotto di metà i prodotti animali? La scelta vegana è una strada in discesa, perché l'accettazione sociale è ampia, ampissima, tutti hanno iniziato quel percorso con un primo passo e condividono le motivazioni etiche, ambientali, eccetera. Le alternative ovviamente sono diffusissime. Se oggi trovate al supermercato interi scaffali di prodotti per vegani, non è per i vegani, perché i vegani sono l'1% della popolazione, l'1% dei consumatori. Quegli scaffali sono per voi. Sono per voi che probabilmente avete già iniziato a provare il latte di riso, a provare il latte di soia, una volta a fare il seitan invece della carne o il tofu al posto del formaggio. Tutte queste persone che stanno provando e che sono le persone che stanno riducendo. Grazie a questo, a queste persone che stanno riducendo, sta cambiando l'ambiente e rende più facile la discussione, rende più facile il discorso sull'argomento. E l'ultimo argomento che volevo farvi vedere, l'ultimo punto che secondo me è molto interessante, quando l'ho scoperto a me mi ha illuminato una lampadina dentro quando ho visto una conferenza di un attivista che parlava di questo. Noi siamo abituati a diffondere un'idea, in questo caso la scelta vegan è una pratica. Vogliamo cambiare la mentalità delle persone, gli animali hanno diritti, gli animali non devono essere uccisi, gli animali soffrono, dobbiamo cambiare l'attitudine, la mentalità delle persone
per poi cambiare il loro comportamento. Quindi dobbiamo fare questa scelta. In realtà gli psicologi, e non solo gli psicologi, ci hanno insegnato e stanno dimostrando, e ci sono tantissimi studi adesso veramente interessanti e illuminanti per chi è interessato ad approfondire l'argomento, che spesso in realtà non è una strada orizzontale, ma una strada circolare, perché molte persone stanno cambiando alimentazione per motivi di salute. Chi tra voi probabilmente conosce parenti che hanno avuto un problema di salute per cui hanno dovuto eliminare chi la carne, chi il latte o qualcosa, un prodotto animale. Queste persone poi sono state intervistate dopo un po' di tempo che avevano avuto questo cambio di alimentazione per salute ed è stato visto che avevano cambiato la mentalità, la loro idea degli animali, il loro rapporto con l'idea della scelta vegana e con l'idea dei diritti animali era cambiata drasticamente. Queste persone inizialmente davano come motivazione per la loro scelta alimentare la salute al primo posto, dopo 3 o 4 anni, questa è un'inchiesta fatta in Belgio pochi anni fa, dopo 3 o 4 anni la prima motivazione erano i diritti degli animali. Questo per dire come spesso un comportamento possa provare un cambiamento di mentalità. E rientra in gioco il discorso delle alternative, del provare, del iniziare un percorso e far trovare ovunque questa esperienza diversa, provare una scelta vegana, vegetariana, anche solo per un giorno alla settimana. Esistono i Meatless Mondays in America, in Italia la LAV ha lanciato il mercoledì veg, la nostra associazione sta lanciando proprio la prossima settimana un portale che raccoglierà tantissime proposte del genere per far provare una volta ogni tanto, e in quel modo dal comportamento c'è un passaggio anche di cambiamento di mentalità. Quindi con un modo di proporsi e di comunicare che sia positivo, inclusivo e che offra delle alternative, non uno scontro e una divisione, si può ottenere molto. E vediamo qui, per chiudere, gli animali che si possono salvare. Io ho deciso di non focalizzarmi tanto sugli animali che non ingerisco, quindi gli animali che salvo non mangiandoli, ma di focalizzarmi, e questo lo faccio da molti anni, sugli altri, quindi sull'influenza che io posso avere, non da solo, ma anche con l'associazione, con altre persone con cui facciamo dei lavori, questi lavori di cui parlavo prima, di indagine, che riescono a finire sui principali media nazionali, come Report, Speciale TG1, in questo modo io mi focalizzo sulla comunicazione e non tanto su le mie scelte. Questa slide in realtà è dedicata molto a, è stata pensata inizialmente non per questo festival, ma a un festival vegano. Volevo dire proprio ai vegani: smettete di guardare agli altri, di guardare nel piatto degli altri e trovare gli errori che fanno altre persone, quindi le incongruenze. In questa società è quasi impossibile essere al 100% coerenti con una scelta, soprattutto come questa. Se fossi 100% coerente non dovrei guidare l'automobile, non dovrei prendere l'aereo, perché in tutti questi modi uccido degli animali. La coerenza mi porterebbe a vivere in una montagna e non potrei salvare tutti quegli altri animali che invece riesco a salvare cambiando questa società, creando delle campagne di sensibilizzazione. E io chiudo con una domanda che mi piace sempre fare alle persone e che in questi momenti credo che sia fondamentale: cosa devo e posso migliorare in ciò che faccio per diffondere le mie idee e passioni? Questa è la domanda fondamentale da porsi sempre, ogni giorno, perché non si è mai arrivati e ogni giorno si può migliorare, ogni giorno possiamo trovare le nostre falle, ogni giorno dobbiamo trovare qualcosa che ci faccia migliorare per cambiare questo mondo in meglio. Grazie.